stanno configurando degli strumenti, delle tecnologie che riportano l'attenzione della scuola sul tema della manipolazione dei contenuti per modificare la relazione delle persone con la conoscenza, la relazione tra studenti e conoscenza, la relazione tra studenti e docenti. E quindi le buone notizie sono nel fatto che per la prima volta possiamo cominciare a ragionare in termini di integrazione vera, effettiva delle tecnologie nella scuola, perché finora le tecnologie nella scuola erano state o troppo sperimentali oppure avevano una caratteristica molto particolare, che erano nate e provenivano da mondi che erano estranei alla logica della scuola, e questo ne ha condizionato moltissimo il rapporto che la scuola ha maturato negli anni scorsi con le tecnologie, comprese le lavagne interattive che nascono per fare formazione in ambito aziendale, quindi compreso tanti altri tipi di tecnologie che sono la scuola ha vissuto come corpi estranei senza riuscire a produrre, a far fare a queste tecnologie a far produrre risultati ragionevoli. Le cattive notizie sono il fatto che ancora il dibattito su questi temi è molto, molto incerto. Da un lato, cioè, c'è ancora una forte prevalenza di ciò che deriva dalle strategie di mercato, dalle strategie editoriali, dalle strategie dei produttori di tecnologie tipo i tablet o i pad o gli ebook reader, e quindi strategie che a loro volta sono estranee alla scuola. Questo condiziona il dibattito nella scuola e fa sì che la scuola corra il rischio di cedere a due scenari che dal punto di vista educativo potrebbero produrre risultati catastrofici, cioè l'idea che attraverso le tecnologie si semplifichi il processo di apprendimento, e non è vero, perché il processo di apprendimento è comunque complesso, è comunque faticoso, difficile, deve essere così perché sia efficace, altrimenti avrebbero già inventato la pillola per imparare, non sarebbe poi così interessante. E dall'altro l'idea anche un pochino perversa che l'efficacia nei contenuti digitali si ottenga nel momento in cui questi contenuti digitali si complicano a livello di spettacolarizzazione, cioè diventano animati, ipermultimediali, video e chi più ne ha più ne metta, dimenticando e ignorando che in questo caso stiamo parlando di contenuti digitali che partono da un'idea dell'evoluzione della forma del libro, della tecnologia del libro, e quindi dovrebbero avere ancora avranno necessariamente una componente testuale prevalente, magari integrata con altri elementi, ma che non possono ridursi alle animazioni, ai video o ad ambienti più spettacolari che comunque anche in questo caso nascono in ambiti completamente diversi, sono intrattenimento, sono industria dell'intrattenimento. Quindi bisogna evitare di correre questo rischio, di adagiarsi su quello che il mercato suggerisce. Che è quello di comprare applicazioni semplificate molto spettacolari, e invece sfruttare le tecnologie per il libro digitale, quindi l'integrazione tra ebook reader, pad e contenuti, come un'opportunità per ripensare proprio al sistema dei saperi, alla relazione con il sapere, alla relazione con la conoscenza, quindi all'idea che in questo modo si possano cambiare i percorsi di studio, si possa cambiare l'orizzonte, la prospettiva in cui si muove il rapporto tra gli insegnanti e i ragazzi, e si possa cambiare al limite anche il percorso curricolare che i ragazzi fanno a scuola, in modo da renderlo più personalizzato, più ricco, più variegato, fino ad arrivare ad un'ipotesi suggestiva di cui si parla da tanti anni e che finalmente potrebbe prendere forma proprio grazie agli ebook, grazie ai libri digitali, che è quella della cosiddetta scuola senza pareti, cioè una scuola che diventa trasparente, una scuola che diventa aperta al mondo, dove per mondo si intende l'insieme delle conoscenze che prende forma, per esempio nella rete, al di fuori della scuola, nelle biblioteche che si stanno attrezzando per far fronte alla rivoluzione digitale, e in tanti altri luoghi che stanno digitalizzando i saperi per poterli finalmente rendere accessibili agli studenti e agli insegnanti. Uno dei temi che si stanno discutendo da quando sono venute fuori le tecnologie per il libro digitale, che in realtà
hanno qualche anno, ma soltanto adesso hanno preso la forma di tecnologie effettivamente utilizzabili perché sono relativamente economiche e standardizzate. Uno dei temi su cui si sta discutendo è proprio come queste tecnologie si possono integrare con le altre tecnologie che in qualche modo la scuola ha già acquisito o ha subito, a seconda del punto di vista da cui si vuole vedere il problema. E quello che sembra emergere oggi è una tendenza abbastanza netta alla persistenza di tre tipologie di tecnologie principali che sono funzionali ad altrettanti modi di gestire i saperi da parte dei ragazzi, da parte degli insegnanti, da parte delle persone. Abbiamo cioè un'integrazione tendenziale tra tecnologie per acquisire e usufruire, affrontare insiemi di conoscenze. La tecnologia più adatta per fare questo è proprio le book reader, i sistemi per la lettura di contenuti digitali. Abbiamo però dall'altro lato il bisogno di rielaborare queste conoscenze, di costruire nuove conoscenze, di costruire percorsi, di produrre dei risultati, di produrre delle elaborazioni, e quindi abbiamo dall'altro lato una tecnologia che è più simile a quella al computer in senso tradizionale, in senso stretto, quindi computer magari che diventa portatile. E dall'altro abbiamo una terza gamma di tecnologie che sono quelle della comunicazione in senso stretto. Per esempio l'evoluzione dei telefoni verso gli smartphone ci fa capire che queste tecnologie avranno un ruolo molto interessante, e gli stessi pad in qualche modo possono rientrare in questo quadro, in questo scenario, anche se sono più un ibrido tra questi tre tipi di tecnologie. L'aspetto interessante di questa tripartizione è che per la prima volta si sta configurando un sistema tecnologico legato alla scuola in cui non è la scuola in quanto tale che deve essere in qualche modo integrata di tecnologie, che deve essere in qualche modo dotata di tecnologie come se fossero degli elementi dell'arredamento, ma in tutti e tre i casi il netbook, il piccolo computer, le book reader o lo smartphone, si tratta di tecnologie personali e portatili, cioè si tratta di tecnologie che sono parte non della dotazione della scuola ma della dotazione personale di ciascun studente e ciascun insegnante. Questo cambia radicalmente lo scenario, perché anche dal punto di vista delle politiche di investimento che potrebbe fare il Ministero, che potrebbero fare a livello dotazione tecnologica della scuola, attualmente forse la cosa più sensata sarebbe quella di incentivare l'acquisto e il possesso di queste tecnologie da parte di tutti i soggetti che operano nella scuola, studenti e insegnanti, in modo tale che ciascuno possa finalmente disporre di un set di strumenti che permetta la totale rielaborazione di sistemi di conoscenze, da un punto di vista proprio della personalizzazione dei percorsi attraverso cui io le conoscenze le acquisisco, le seleziono, le rielaboro, le comunico, le condivido, le socializzo. Quindi da questo punto di vista si apre, secondo me, una prospettiva molto interessante proprio sull'ipotesi della personalizzazione dei processi di apprendimento. Per la prima volta siamo davvero alle porte di uno scenario di cui si parla nella ricerca teorica da parecchi anni o addirittura da parecchi decenni, ma che finora non sembrava possibile per difficoltà organizzative o perché le tecnologie che si usavano a scuola erano tecnologie di tipo sociale, di tipo condiviso, di tipo di dotazione della classe, quindi non permettevano un utilizzo personale che è invece necessario per poter personalizzare il processo di apprendimento, per poter rendere i percorsi più individuali, più calati sulle esigenze del singolo. Ora per la prima volta possiamo riuscirci. Se poi queste tre gamme di tecnologie diventeranno un ibrido sotto forma di pad o di tablet, che sarà un po' smartphone, un po' computer, un po' ebook reader, questo non dipende tanto da noi, questo non lo so sinceramente. Ci sono segnali sia nell'una che nell'altra direzione, perché ci sono segnali che ci dicono che si stanno ibridizzando queste tecnologie, segnali che invece che parlano della specializzazione. Non è quello che conta è capire che le tecnologie finalmente ci servono a fare tre cose fondamentali nei processi di apprendimento, che sono leggere, rielaborare, comunicare e socializzare. E se riesco a fare in modo che le tecnologie
tecnologie diventino funzionali per queste operazioni di base che nell'insieme fanno la conoscenza, fanno il percorso che porta alla conoscenza, allora ho gli elementi e gli strumenti per la prima volta e finalmente per poter attuare a scuola dei percorsi personalizzati di apprendimento.